avviene del puttanesimo. E il puttanesimo è questo. Un rumore proveniente da questa ruota che devo assolutamente indagare, perché tale rumore si sente anche quando prendo delle buche. E quindi mi preoccupa un po'. Suppongo sia una delle testine snodabili del braccetto anteriore destro. Ecco, si è sentito ora. E quindi questa cosa va indagata. Vediamo salendo su questo piccolo marciapiede. Ascoltiamo. Eh sì, si sente. Si sente purtroppo questo rumore. Anche così. Vai, masturba il volante. Ma sicuro che effettivamente ne ha poco. Ai ai ai, no. No? No. Ah, cazzo. Cazzo di braccetto dello sterzo. Del braccetto. Rotto. È rotto. È rotto. Muovi ancora? No, per niente. C'è gioco, c'è gioco. Va bene, grazie. Io ho guardato vari video su come si smonta la scatola dello sterzo, che poi è questa roba qui, questo tubone che si vede. E qui c'è molto spazio per lavorare, non è come la Panda 4x4. È una gran voglia di farlo da solo e poi ritrovarmi nella merda, forever. Vedo la cuffia integra e sicuramente la boccola è qua dentro. Cioè, è una boccola, deve essere per forza una boccola. Non so, dovrei sollevare la macchina sui cavalletti. Però c'è spazio per lavorare. Vediamo, ma questa cosa si muove? Si muove a mano anche. Si muove anche a mano. Chissà se svitando queste testine questa cosa esce velocemente. Sarebbe molto più meglio. Quattro martellate qua, scoppolo la testina, la scoppolo via, che tra l'altro è integra, in buone condizioni. Dopodiché si tratta di svitare queste due staffe. Sono quattro bulloni, la testina dall'altra parte. Poi in teoria potrei scippare la scatola dello sterzo, forse devo anche togliere un dado dall'interno, vediamo. Devo anche togliere dado e controdado da lì sotto, che sarebbe un inferno, un olocausto. Però gli attrezzi li abbiamo e adesso ci penso su. Ho deciso, smonterò la scatola dello sterzo della Panda. Prima ho guardato un video che riguardava la scatola sterzo di una Panda 4x4 e mi è sembrato abbastanza complicato. Poi mi ha colpito questo video. E l'ho guardato ed effettivamente è molto più semplice. Io vi consiglio, se avete dei dubbi, di andarlo a vedere, perché è un video divertentissimo. Spada sbutello uso trincea. Di Branzo Attanasio, che ringrazio. Grandissimo video, molto divertente, veramente magnifico. Mi sono subscritto. Poi ne ho visto anche un altro che è molto semplice, relativamente semplice. Questo qua. Di Andrea Garo, che ringrazio anche lui, e mi sono convinto a farlo.
E quindi lo farò. Mi sono detto, invece di spendere dei soldi per un meccanico e quindi comunque perdere delle giornate senza far niente, spenderò dei soldi in attrezzature che mi rimarranno e forse imparerò qualcosa. Ecco, è caduta la telecamera, vaffanculo sto treppiede di merda. Vediamo se riusciamo a evidenziare questo rumore guidando. Comunque è abbastanza evidente. È un problema comune. Problema comune. Vediamo adesso, scendendo da questo piccolo dislivello, si sente. Gli americani vanno da O'Reilly, noi andiamo dal cinese. E niente da fare, quindi dobbiamo andare in un brico center e andremo al brico. Come ricorderete in un precedente video, mi mancavano questi. Ed eccoli qua. Nemmeno qui hanno ciò che cerchiamo, ma ho trovato le clip, le rondelle, eccetera. Materiale che mi serve per altre cose. Dovremo andare dal brico che apre alle 15:30. Ed eccoci al brico. Ed ecco ciò che ci serve. Coppia e Crick. Vittoria. Vittoria socialismo lui. Vediamo cosa abbiamo preso. Innanzitutto questi sono i supporti che eviteranno la mia morte quando alzerò la macchina. Devo dire che bene, farò così. Wow! C'è proprio un... è proprio un piedistallo di sterco con un pezzo di acciaio che si ficca qua e una molletta che si ficca qua. Quindi, security! Security! Vedete che sono anche molto fancy, sono veramente fancy, tengono 2 tonnellate, cavalletto per auto chilogrammi 2000, e questi se ne vanno a fanculo senza passare dal via, e vaffanculo, il criccone della Tolsen, che già mi viene, che mi sta venendo un Tolsen. Apriamo. Ecco qua. Cazzi di plastica fastidiosissimi. Apriamo questa plasticazzi e vediamo. Vediamo un po'. Questa plastica. Vediamo com'è fatto. Idraulic trolley jack. Questo trolley jack si apre così, e anche lui ha una portata di 2000 kg. Abbiamo un manualetto che non leggeremo. Abbiamo una bella cosa pesante, proprio pesante. Abbiamo un cazzo di plastica. Questo non mi piace perché è di plastica. Poi abbiamo un altro cazzo che mi sembra di capire che si ficchi qui, e già non mi sta piacendo, ecco, va bene. E qui il cazzo di metallo si è già allungato. E poi abbiamo il jack vero e proprio, che pesa uno sfacelo,
e del cartoncino. Questi li mandiamo a fanculo ed ecco qua. Ci sono delle rotelle di plastica e avviduti. Chiudere questo, esatto. Esatto, ed ecco che si alza. Fantastico. Fantastico, poi si gira qua. E questo dove cazzo si mette? Questo che cazzo è? Piston. Ma che cazzo sta di? Cioè questo dovrebbe avere il premi. Il premi e va giù. Ma questo non c'è nessun premi e va giù. Ma che cazzo? Ah, ma questa è una maniglia per il trasporto. Ma vai a fare in culo senza passare dal via. Ah, questo è il cazzillo che si ficca qua. E tu lo openi e closi. Ecco come si abbassa sta merda. Bene, abbiamo capito come si usa, vaffanculo. Siamo pronti a sollevare il mezzo. La panda pesa 800 kg. I nostri oggetti ne sopportano 2000. E nella parte di contatto metteremo dei libri, perché siamo delle persone di una certa cultura. Ecco, si è mossa. Allora. Mannaggia. E lo so, andrà a finire così. Andrà a finire malissimo questa storia. Questo oggetto sembra fare il suo dovere con terrore. Credo di essere già al massimo. La perfezione. La perfezione, adesso bisogna abbassare. Oh. Qua non si è abbassato un cazzo di e le ruote toccano a terra. Quindi questa cosa non funziona. Vaffanculo. Vaffanculo. Dopo innumerevoli bestemmie abbiamo ottenuto che l'auto si alza di dietro. Perché il peso è tutto davanti, c'è cioè il peso del motore. Quindi adesso smontiamo le ruote e poi con un altro martinetto che ho in dotazione solleveremo la parte avanti. Ma forse non è necessario, forse va già bene così. Oh, abbiamo dovuto contrastare il peso con un altro martinetto. Qui abbiamo i cavalletti e qui adesso sto smontando le ruote. Fanculo di... Come vedete già le maledette zanzare hanno già fatto il loro porco dovere, quindi mi sono dovuto riempire di insetticida dal Vietnam, importato dal Vietnam. Ovviamente la ruota non vuole finire. Ecco, il martinetto è andato giù. E io adesso bestemmio come un turco. E dopo varie bestemmie, adesso è il caso di smontare questo. Sì. Piuttosto che questi due, mi sa che preferisco smontare questa. Oddio. È storta, quindi non so. Vedrò questi se si sbloccano. Adesso l'irroro di WD-40. Incredibile ma vero, questi cosi si svitano, incredibile but true, e anche in modo molto facile devo dire. Guardate cosa mi sono ricordato che abbiamo qui al MIAI, al Museo di Archeologia Informatica di Rende.
tra le varie attrezzature abbiamo anche questi Makita affatto fa. E sono la gioia di vivere, e adesso vedrete perché. Ecco perché, perché siccome questa vite ovviamente gira, ora la blocco. Ecco fatto. Le magnifique. C'est magnifique. E ho già smontato. Ho già smontato tutto. È velocissimo. È fantastico. È meraviglioso. Maledetto. Bastardo. Porco. Maledetto. Maledetto, schifoso, schifoso, maledetto, ma ti merda, vieni via, vita del cazzo, puttana, maledetta, schifoso, bastardo, bastardo. Fanculo, vita di merda. Oh. Grazie al cazzetto ho tolto anche le due viti qui e adesso si tratta di smontare la cosa più rognosa dell'universo, che sicuramente ci farà bestemmiare come i turchi, e cioè quel cazzo di dado sul piantone dello sterzo. E quello sarà atroce, ve lo dico io, sarà atroce. Anche perché devo girare il volante. Io non so se ce la faremo, ma intanto devo sbloccare il blocco a sterzo senza C. Ecco, perfetto. Perché io lì ho un dado e qui ho un bullone. E io qua ho una chiave da cirici. Che ficcherò. E incastrerò in qualche modo e poi qua ci vado con lui, e questo dovrebbe in qualche modo, tramite l'uso della, ecco fatto, ho vinto, anche perso il dado per sempre, ho vinto, guardate, ho vinto in un attimo. Grazie alla violenza. La violenza vince. La violenza è bello. È una cosa magnifica. Adesso possiamo sfilare il piantone. In realtà sfileremo il troio. Da notare il mio pad per appoggiarmi con le ginocchia a terra. Trovato in un imballaggio. Lo tengo sempre in auto. E adesso si tratta... Se riesco a ficcare il treppiede sul vano motore, è una tragedia. Io adesso devo separarlo. Vediamo se la lampada messa così. Questo lo vediamo dal cazzo, il crick di merda. Credo che abbiamo conseguito una notevole vittoria. Ora, utilizzando l'apposito attrezzo Panda, rimuoviamo la staffa. Questa è una staffa. Ah. Questo ci complicherà la vita in un modo pazzesco. Rimuoviamo la staffa, ma la staffa non esce. Se non... Va bene, la lasceremo così. Qui c'è un... C'è quello che sembra un cazzo di gomma. Infatti... Ma noi rimuoveremo tutto, forse. Quindi bisogna allargare. Ecco. Ed ecco che viene via. È venuto via. Guardate che gioia di vivere. Io non riuscirò mai più a rimontare la Panda, lo so già. Vediamo. Sì, viene via, però come cazzo deve uscire sto coso? Questa staffa deve levarsi dal culo. Deve andare via dal cazzo. E come cazzo si fa? Come cazzo si toglie sta staffa di merda? Bastardo. Perché è così? Perché? Vieni fuori, cane.
Ma che cazzo c'è qua? Ma porco di... Porco di... Vaffanculo! Questa cosa non esce. Porque. Porque non esce. Perché sbatte da qualche parte. Vediamo. È uscito. È uscito. E ora si tratta di... Ma qua è un macello. Ovviamente ti dicono basta sfilare. Ma qui non si sfila un cazzo perché tocca da tutte le parti, sta merda. Basta sfilare. Oh. Perché questo cazzo di gomma? Cioè questo cazzo di gomma. Oh. Ora sì che è uscita. E adesso saranno cazzi. Ora saranno cazzi. Far uscire sta cosa da qui. Saranno cazzi in culo. Io non riuscirò mai più a rimontare questa cosa, lo so. La mia panda rimarrà qui abbandonata forever. Bene, intanto vedo già che la cuffia è rotta. Poi devo cercare di fare passare tutto. Da questo lato. Dall'altro lato. Si incastrasse in ogni buco di culo scassato. Perfetto. Incastrato tutto qua. Perfetto. Poi dove cazzo si è incastrata adesso? Qui. Dannato. Ma che cazzo è sto coso? Ma maledetto. Bastardo. Non passa. Questo almeno per l'anticamera del cazzo scopolato. Questo deve uscire di qua. Mostruosa. Ecco, vediamo. Ah. Lì è passato, ma di qua si pianta. Però vedo la luce, vedo la luce. E qui perché non viene fuori? Ecco perché. Ecco. È uscita. Sta uscendo. La cuffia è distrutta. Ho vinto. Ho vinto. Ho vinto. Ho conseguito la vittoria. Vittoria socialismo lui. Ed ecco cosa mi sono inventato per smontare questo pezzo, che essendo non originale, questa scatola sterzo non è Fiat. Quindi questo non ha le tacche per una chiave, quindi devo usare questo. Allora blocco qui
il blocco dove ce l'attacca, e poi con una violenza inaudita, ricordatevi che la pinza a pappagallo si gira sempre con la presa a chiudere, perché così tu fai forza e stringi. Se usi la pinza al contrario, tu praticamente vai ad aprire, non si riesce a stringere. La parte che chiude deve stare sempre verso il basso. E ora, ecco fatto, ci sono riuscito in maniera super semplice. E questa è la vittoria del socialismo di lui. Guardate che meraviglia, viene via, che è una bellezza. Fantastico. Quante vittorie stiamo conseguendo, veramente. Vittorie in quantità industriale, eccellente industriale. Ora questo lo rificchiamo dentro. Ecco fatto. E ora qua, come vedete, abbiamo dei pezzi, ma voi non vedete. Forse con l'ausilio di una luce abbiamo dei pezzi rotti di guarnizione rotta, spaccata a pezzi, e quindi ora li tirerò fuori. Sono pezzi rotti che farò cascare qui. Ci sono pezzi ovunque, grasso schifoso, frammenti di plastica. Guarda qui, tutto sbriciolato, bisognerà dare una pulita. Pezzi di plastica, plasticazzi. E quindi il problema era esattamente ciò che avevo immaginato, guardando video, informandomi e leggendo. E quindi no, miei cari, non è tutta la scatola sterzo da cambiare, è una boccoletta di plastica da 1 euro. Ed ecco la sede della boccola pulita alla perfezione, grazie al pulitore di carburatori. Mi piacerebbe dare una pulita anche qui, però insomma a un certo punto vaffanculo. Lo sterzo non ha assolutamente nessun gioco, quindi la parte interna è perfetta. Qui saltano fuori pezzi di plastica della vecchia boccola. Questa parte andrà solo ingrassata. Qui c'è un pochetto di ruggine, ma vaffanculo, tanto questa parte sarà tutta riempita di grasso e sarà chiusa fino a qui. Quindi, ok, questo è l'altro braccetto. Non abbiamo assolutamente smontato questi, il che è una cosa buona. Data l'insonnia, mi sono svegliato alle 5, bestemmiando. E ieri abbiamo preso del troiame, abbiamo preso le cuffie nuove, che come vedete sono queste. Molto belle queste cuffie, mi piacciono. Sono diverse una dall'altra, come vedete sono belle di gomma. Ah, che bel profumo di gomma, ma soprattutto la boccola, attenzione, la boccola. La boccola che mi hanno spiegato va montata così e non così. Uno dice, beh, entra così, perché è così e quindi entra così. E invece no, mi hanno spiegato che invece va montata al contrario, perché deve arrivare a filo della parte metallica qui. In realtà stavo pensando che, essendo che questa parte è sottile qui, qui in teoria ce ne potrebbero quasi stare due di boccole. In realtà no, perché poi questa va imbattuta così. Ma secondo me la boccola messa qui non è giusto, perché rimane questa parte aperta. La boccola deve arrivare qui, secondo me. Perché questo l'ho visto su un video dove spiegava esattamente questa cosa, che la boccola va messa in questo modo. E quindi io la metterò in questo modo, quindi la infilerò per così, spingendo in dentro queste tacche, in modo che la boccola spunti in questo modo. E fatemi sapere cosa ne pensate voi su come si installa questa boccola, perché a me hanno veramente spiegato diversi luminari della meccanica, mi hanno spiegato che la boccola si installa così e probabilmente non cambia molto, però secondo me va messa così
e qua dentro deve rimanerci un po' di grasso e vabbè, insomma, adesso mi dedicherò a pulire questo pezzo, perché purtroppo mi sono reso conto che per infilare le cuffie devo purtroppo smontare queste parti, quindi dovrò mandare a fare in culo la convergenza, e mandando a fare in culo la convergenza dovrò andare dal gommista. Però io prenderò questa misura con il calibro e cercherò in tutti i modi di riposizionare questi braccetti nello stesso modo, in modo da poter andare agevolmente magari dal gommista senza dover girare lo sterzo in modi strani. Vedrò cosa posso fare. Io spero che si veda, ma qui abbiamo la famosa tacca che dobbiamo ribattere con l'apposito attrezzo, il martello. Cercherò di ribattere questa tacchetta che c'è qui con, ecco, vedi, già mi sto facendo del male, con delle mazzate, delle prepotenti mazzate. Sicuramente presto mi conficcherò questo nel ginocchio, così. Cavolo, questa non viene. Come fare? Questa non si muove, a meno che non sia nell'altro senso. Ma neanche per il cazzo proprio. Ecco, sono riuscito a mollarlo. Fantastico, ho vinto. Ho conseguito una vittoria. Questo andava qui. Questo andava qui. I braccetti sono perfettamente simmetrici. Come vedete sono uguali. Ora, utilizzando un calibro cinese del cazzo, prenderò questa misura e la appunterò. Quindi 16,48 mm. Io scrivo di merda e quindi disegno anche. Ok, mentre il lato tubo del cazzo, dal lato tubo del cazzo ho 12,5. Questo è 12,5, siamo sicuri? Io direi 13. Non siamo sicuri. 13, e qua invece abbiamo 3 mm in più. Va bene, vaffanculo! Molto meglio, anzi molto più meglio. Porco. Ed ecco una scatola sterzo rinnovata grazie all'uso della spazzola. Adesso mi serve solamente il grasso al bisolfuro di molibdeno per ungere la cremagliera, la parte interna. Questa scatola sterzo è della TRV Italia, non è della Fiat come immaginavo, quindi probabilmente è stata già sostituita. La cosa interessante è che qui all'interno non c'è una vite di regolazione per il gioco, per l'eventuale gioco della cremagliera, ma c'è un sistema a molla. Questa piastra comprime una molla e mantiene sempre in posizione l'ingranaggio, e questo è ottimo perché questa cosa non ha alcun gioco, quindi bene così. Guardate che cosa meravigliosa abbiamo qua: il grasso al bisolfuro di molibdeno. Ah, che profumo! Lo metteremo con le dita, prenderemo una abbondante quantità di grasso. Guardate che meraviglia, e lo ficcheremo dentro. È la stessa cosa di qua, noi glielo ficchiamo, questo va ficcato. Ecco, io ficco il grasso. Tutto questo grasso adesso farà un macello, però è necessario. Ora
io sporcherò tutto, lo so. Sono sozzo, sono sozzo. Perché ora viene la parte complicata, la parte in cui noi diventeremo uno schifo. E cioè ficcare porco. Ok. Vediamo se riesco a ficcarlo. Due riesco a ficcarli. Il terzo lo devo comprimere in qualche modo. Forse con questa tenaglia cinese. Sì, ci sono appena riuscito ed è stato semplicissimo. Ho premuto con la tenaglia e ora questa cosa può entrare. Uno schiaccio e lui è andato in posizione. Ora però questo vediamo se premo così. Perfetto. Perfetto. Boccola messa. Vedete? La tacca è stata messa senza rovinare, premendo con una pinza. Qui c'è l'altro tassello e qui c'è l'altro tassello. Perfetto. Yeah.